Manifestati, Signore, nella mia vita. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buongiorno, carissimi amici. Accogliamo con grande gioia la parola di Dio e il Vangelo di oggi, che è Marco 11, 27, 33. In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle?» Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi discutevano tra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini». Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Amen». Carissimi, oggi ancora abbiamo il capitolo 11 del Vangelo secondo Marco. Gesù è a Gerusalemme e proprio in questo luogo santo e benedetto, dove ieri ci diceva e diceva alle persone lì presenti: «Non fate della mia casa un luogo di mercato, un covo di ladri, perché la mia casa è una casa di preghiera». È con l'invito che Gesù ci ha fatto anche a noi riguardo una vita disciplinata nella fede, dove nella nostra stessa casa mettiamo al centro il Signore, la sua parola, il Vangelo. E di fronte a questo possiamo accogliere oppure no la buona notizia. Questi scribi, sacerdoti e anziani non hanno accolto la buona notizia, anzi l'hanno rifiutata. Si sono guardati dall'accoglierla nella loro vita. Non hanno creduto in ciò che Gesù faceva. Addirittura hanno avuto paura soltanto di pensare che Dio poteva manifestarsi loro attraverso Gesù di Nazareth. Hanno preferito rimanere nelle proprie rigidità, nelle proprie certezze e sicurezze. Anzi, hanno teso una domanda di tranello a Gesù, dicendogli: «Con quale autorità fai queste cose?» Perché se avesse detto: «Dio me l'ha data, sono il figlio di Dio», lo avrebbero immediatamente accusato e portato in processo, come è avvenuto poi alla fine. Ma Gesù risponde in un modo sapiente con un'altra domanda. La questione comunque è molto attuale per ciascuno di noi oggi. In che modo noi accogliamo la presenza di Gesù nella nostra vita? Vogliamo accogliere la sua autorità, che significa: Gesù è il Signore. Gesù può diventare il Signore del tuo cuore, può diventare il centro della tua vita, oppure rimanere soltanto un soprammobile, come qualcuno diceva, una sovrastruttura, qualcosa che non è indispensabile, ma nei momenti di angoscia, difficoltà, di pericolo, di malattia, c'è questo jolly che si chiama Dio che lo può invocare. E allora preghiera su preghiera, pianti e poi finisce bene, grazie Signore, finisce male, non mi hai ascoltato. Ma chi è Gesù per noi? È davvero il Signore della nostra vita, che lasciamo entrare nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre relazioni, nel nostro lavoro? Oppure, come hanno fatto questi capi dei sacerdoti, scribi e anziani,
vattene via, non ti vogliamo, non crediamo in quello che fai, oppure solo per certe situazioni ti possiamo accogliere, altrimenti vai da un'altra parte. Quanto spazio diamo a Gesù nella nostra vita personale? Quanta fiducia diamo a Lui, fratelli e sorelle? Questo è importante. È importante allontanare da noi il dubbio. Dubbio se credere che Gesù mi può aiutare. Incredulità nei confronti suoi, se Dio può davvero vincere e sconfiggere i miei problemi e le mie difficoltà. Allora, fratelli e sorelle, vi invito oggi ad aprire le vostre mani e a dirgli grazie, Signore Gesù, perché Tu entri nella mia vita, entri nella mia casa e oggi Ti manifesti come il mio Salvatore, il mio Signore. Io Ti voglio accogliere il Tuo regno nella mia vita e Ti chiedo di manifestarti. Manifesta la Tua Signoria, manifesta la Tua forza perché i miei occhi vedano Te vivo, presente e risorto. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, oggi gli diciamo a Gesù questo slogan: manifestati, Signore, nella mia vita. Vedrete, il Signore vi prende sul serio, si manifesterà quando Lui sarà il centro del vostro cuore e della vostra casa. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. A domani. Ciao. Ascolto.